Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di Yokai Watch e siamo in un nuovo episodio di questa serie come sempre. Ripartiamo ovviamente con la modalità storia, anche perché non credo che c'è altro da fare, quindi andiamo avanti. Eravamo rimasti, avevamo raccolto tutti i pezzi, dovevamo riportarli all'ora di Vitaliano per costruire un nuovo Yokai Watch in grado di rilevare Yokai più potenti. Niente male ragazzino, sembra proprio che abbiamo tutto quel che ci serve. Vorrei tanto potermi mettere all'opera, ma non mi sento ispirato. A posto siamo. Da quando ho perso le mie mutande fortunate, non lavoro più come prima. Ma cosa? Perché senza di loro non mi sento più lo stesso. Potresti recuperarmele? Oh mamma, davvero? No, mi sta forse chiedendo di recuperarle le mutande? Non le sembra una cosa un po' strana da chiedere? Per niente, ho chiamato le terme di Valdoro, ma nessuno le ha trovate. La cosa non mi sorprende più di tanto. Mi hanno detto di tornare a fine giornata, dopo la chiusura. Ma ho un po' paura a uscire di notte, non chiedermi perché. Ti dispiacerebbe dare un'occhiata alle terme dopo la chiusura? Per recuperarle le mutande? Non posso farlo. Mia madre andrebbe su tutte le furie se scoprisse che sono uscito di notte. Le mie povere mutande, se solo ci fosse Baku sarebbe diverso. Tu chiamare Baku? Mi sembrava di ricordare che Baku... Cioè, mi sembrava di ricordarlo il nome Baku. Ehi, ma guarda un po', voi due siete già amici. Questo sì che facilita le cose. Baku si occuperà di qualsiasi cosa ti possa far preoccupare. Ah sì? Che cosa intende dire? Baku assorbirà tutta la tua sonnolenza. Tornerai a essere pieno di energia. Per di più, Baku può assumere qualsiasi forma e prendere il tuo posto nel letto. No, non ci credo. Davvero, ma è fantastico. Ciliegina sulla torta. Torta buona. Gnam gnam, torta buona. Forza, andiamo a casa e proviamolo subito. Ok, se è così allora semplice la cosa. Attenzione, è notte. All'improvviso è diventato notte. Adesso gli mangia il sonno. Una torta, ovviamente. E... wow, ho funzionato! Non ho sonno neanche un po'. Bella scorpacciato. Ehi, scorpacciato. Cos'è la scorpacciato? Ok, nuova parola da inserire nel vocabolario. Baku piena e a sonno. No, dai. Non ci posso credere. È fantastico, Rikix. Ora siamo liberi di andare in giro la notte. Svegliamocela subito, prima che i tuoi genitori se ne accorgano. Ok, questa cosa è stupenda. Grazie a Baku ora puoi uscire di notte. Ok, ora sono proprio curioso di vedere... aspetta, cosa c'era qua? Ah, ok. Voglio proprio vedere tutta la città di notte, tutte le mappe. Deve essere stupenda sta cosa. E voglio proprio vedere... ah, è chiusa la camera. Mamma mia, sto gioco qua è stupendo, mamma mia. Non credevo che... cioè, sapevo che era un bel gioco, però così tanto non lo sapevo. Non l'avrei detto. Ora, più ce l'abbiamo fatta senza farci notare. Anche perché era chiusa la porta. Ottimo lavoro, ora andiamo alle terme. Mamma mia, guardate qua. E Whisper, aspetta un attimo, non senti qualcosa di strano? Sì, sono le mutande di coso. Cosa è successo esattamente? Vediamoci il filmato. Oh mamma mia, che sta succedendo? Ma che cos'è? Oh mamma mia. Siamo nei guai. Ah, che cos'è stato quello? Si chiama Oni, non c'è tempo per spiegare, ma solo per scappare. Ma se io tipo... No, meglio forse evitare, eh. Ma no, vorrei vedere... aspetta, perché ci sono quel numero qui? Cos'è questo coso esattamente? Ah, ok, noi dobbiamo andare lì. Quindi era giusto, dobbiamo andare... proviamo ad andare di qua. Mi sa che c'è il gigante, eh. Vedere cosa c'è nella mappa. Ecco, quello lì lo eviterei e me ne andrei da un'altra parte.
Ora, ci sono nella mappa due cosi, due yokai watch, e due yokai, lì esattamente, lì davanti. Dovrebbero vedersi tra poco. Perché non si vedono? Eccolo lì uno. Ok, attenzione dove andiamo, perché non vorrei farmi prendere. Ora, facciamo passare quello lì. Vabbè, non lo voglio, non lo vedete. Cosa sta succedendo? Forse è meglio muoverci, eh. Anzi, corriamo. Mi ero dimenticato che qua si può correre, eh. Facciamogli recuperare un po' e corriamo fino lì che siamo arrivati. Anzi, c'era scritto vai all'uscita, ma all'uscita di che? Non ne posso più. Quella cosa ci acciufferà. Non diamoci per vinti, Rikix. Continua a correre, ce la puoi fare. Ok, hai ragione. E dove esattamente? Oh mamma, chi è quest'altro? Oh, ciao. Ah, questo è quello dell'altra volta che ci ha salvati. Non mi ricordo da cosa. Ah sì, dal Trisalamandra. Non ci siamo incontrati prima? Basta con le chiacchiere, da un po' che ti osservo, Rikix. Attenzione, ci osserva. Se vuoi scappare, questa porta ti riporterà in un posto sicuro. Un momento, sei stato tu ad aiutarci contro Trisalamandra, non è così? Non sono mai riuscito a ringraziarti. Beh, sì, comunque, non pensare che io e te siamo alleati. Ci mancava solo quello. Non sono un poliziotto, perciò non aspettarti un altro salvataggio. Addio, Rikix. Esattamente, cos'è quella roba che ci ha lasciato? Che tipo strano. Attraversiamo questa quella porta, Rikix. Ah, è una porta. Ok. Una porta che ci porta dove, esattamente? Cosa? Ce l'abbiamo fatta. Siamo salvi per un pelo. Quello yokai che ci ha aiutati è un tipo piuttosto misterioso, eh? L'oni che ci stava inseguendo, credi che fosse qualcuno o qualcosa? Oni, ho idea? Che sta dicendo? Noni, ho idea. No, dai. Spero sia finita la fiera della battutaccia. Noni, ho idea. Mamma mia. La sua apparizione può voler dire una sola cosa. Terrore onirico. Terrore onirico? Non sono sicuro di volerlo sapere, ma di che si tratta? È un tipo di incubo che hanno i bambini. Ah sì? Gli oni sono le rappresentazioni fisiche di paure e preoccupazioni. Non è che c'entra per caso Baku, no, eh? Pare che se riesci a eludere un oni, ti sveglierai con un cuore più forte. Se non ci riesco, ti sveglierai nel tuo letto. Ma avrai perso l'occasione di diventare più forte. Ah, ok. Il terrore onirico. È un vero incubo. Non esagerare, si sta avvicinando. Non farti vedere. Corre verso l'uscita. Mentre sei in giro, potresti ritrovarti nel terrore onirico. Ah. Se succede, nasconditi dall'oni e trova l'uscita più in fretta che puoi. Durante il terrore onirico, troverai utili oggetti nei forzieri degli oni. Ok, interessante. Se perdi troppo tempo, i piccoli oni aumenteranno, quindi fai attenzione. Se l'oni ti trova e ti sconfigge, perderai tutti i tesori che hai raccolto. Ok, la sicurezza prima di tutto. Per un po' pensa solo a trovare l'uscita. È stupenda sta cosa, mamma mia. È strano però che ci siamo trovati nel terrore onirico da svegli. Forse perché c'era Baku che dormiva al tuo posto? Possiamo scoprirlo più tardi. Stavamo andando alle terme. Dobbiamo far potenziare il tuo yokai watch in un batter d'occhio umano. Vabbè, rintracciamo il paio di mutande ai fortunati di quel vecchietto. Eh sì, diamoci una mossa. Sì, parla lui e la fiera delle battutacce. In un batter d'occhio umano. Ok, questa era bella. Andiamo alle terme. Sperando che non becchiamo ancora quell'oni. Perché sennò non ne ho idea su cosa fare. Perfetto, lasciamo perdere queste battutacce di Nate. E andiamo alle terme. Vediamo un po' dove si trovano. E mi sa che si trovano in un posto dove ci siamo già stati. No, qua non ci siamo già stati, mi sa. Forse sì. No, non ci siamo già stati. Ed è un po' tardi per andare in giro. Se vuoi farti un bagno dovrai tornare domani. Veramente sono qui per recuperare una cosa per un amico. Sono spiacente, ma non ci sono oggetti smarriti. Ho appena controllato. Starò qui ancora per qualche minuto. Se vuoi puoi dare un'occhiata in giro. Fantastico, grazie. Diamo subito inizio alle ricerche. Un momento, avverto qualcosa. Si tratta di mutande? No, sento un'aura potentissima provenire da quella vasca laggiù.
Credo che ci sia uno yokai nascosto da qualche parte. Dobbiamo scovarlo. Mi fa strano dirlo, ma non potremmo trovare le mutande e filarcela? Vabbè, lasciamo perdere. Ispeziona le terme. Ok, allora vediamo un po'. Qui non sembra esserci niente. Anche se la freccia nello schermo sotto ci dice di andare sotto, di andare lì in quella porta, io guardo in giro. E infatti c'è un'altra porta qua. Vabbè, entriamo di qua. Tanto non dovrebbe cambiare niente. E c'è uno yokai, infatti. Vedete un po' del... Ecco, appunto. Qui c'è qualcosa. E resta fermo. Guardate lì come si fa il bagno tranquillamente con lo yokai. Ma si può. E esattamente che... Oh, mamma. Termaiale. Ok. Sicuri che dobbiamo occuparcene? Perché... Ok, è inquietante veramente. Oh sì, termaiale ama fare un bagno caldo dopo una giornata faticosa. Oink. Wow, così quell'aura potentissima proveniva da un solo yokai? Quella vasca sembra così rilassante. Mamma mia. Allora possiamo lasciarlo in pace e andarcene, giusto? Dimmi di sì, ti prego. Ehi, voi due laggiù, fate silenzio. Non vorrete che termaiale esca dalla vasca e vi conci per le feste? Accipicchia, guarda le mutande che indossa. No, dai, non ci credo. Devo? Scommetto che quelle sono le mutande di sono le mutande fortunate del signor Bellavista. Un momento, dici sul serio? A meno che qualcun altro non abbia il suo nome scarabocchiato sull'elastico. Non ci posso credere. Spero che non sia questo il caso. Ehi là, signor termaiale, potrebbe ridarci quelle mutande, per favore? Prima interrompete il bagno di termaiale e ora volete le sue nuove mutande? Sembra che termaiale debba darmi una lezione indimenticabile. Ma perché? Ma perché disturbarlo? Ma non lo so. Cioè, guardatelo, è inquietante questo yokai. Ma perché dobbiamo combatterlo? Ok, intanto vedete la mia nuova formazione. Che, oh mamma, questi cosa mi hanno fatto già? Ma è strapotente, mi sa, eh. Ma giusto qualcosa me lo dice. Vai, 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 con un bel energy max. Anche se forse mi sono dimenticato io di... No, questo è da purificare. Dicevo, mi sono dimenticato io sistemarlo, nel senso, di andare dal... parlare col coso, col tizio là. Giriamo, dai forza, usiamo un energy max prima che lo usa lui e ci fa dei danni veramente seri. Anche se non sono sicuro di riuscire a batterlo questo, mi sembra un po' troppo forte. Dai, colpito. Ok, pronto, pronto, dai, veloce. Ok, vai con l'energy max di negatina. Anzi, sono curioso anche di vederla. No! Indebolezzo. Ok. Esattamente, gli ha fatto qualcosa? Sì, forse sì. E... Dai, in faccia, colpitolo in faccia. Dai che... No, ho mancato. È così grosso, come fai a mancarlo? Ma io mi chiedo... Mamma mia, come si fa a mancarlo? Vai con Baku. Anche se dovrebbe essere a letto a dormire. Ma usa lo stesso la... Fumisonno. Ok. Esattamente, cosa gli ha fatto? Ok, dai colpitelo almeno. Dai colpitelo, maledizione, colpitelo. Che ancora manca un bel po' prima di batterlo. Ok, io userei un onigiri con prugna. Ok, non ha recuperato chissà cosa, però almeno. Dai che sta dormendo, dai colpitelo, maledizione, dai. Ok, dai, buono, pronto, vai con... Cioè, pronto. Oh mamma, no, questa non ci voleva, maledizione. Aia. Ok, credevo che faceva un danno peggiore. No, guardate quei due vecchietti che ballano sullo sfondo. Mamma mia, che ridere. Ok, abbiamo solo questi qua. Quindi vediamo di non... Cioè, di... fargli combinare qualcosa di buono. Perché sennò veramente facciamo una brutta fine, eh. Anzi, forse mi usare qualche oggetto sugli altri. Ecco, non gli ha fatto assolutamente niente. Questa non ci voleva proprio. Quindi vediamo di recuperare qualcuno. No, oh mamma mia. Da purificare.
Oggetti, usiamo qualche oggetto. Su Malagol, vediamo se... Ok, buono. Anche se è da purificare, quindi facciamo in fretta. Purifichiamolo in fretta prima che distrugge. No, no, no. Ok, grandi. E ora vai. Ecco, neanche il tempo di purificarne uno, che dobbiamo purificare anche l'altro. Maledizione. Dobbiamo recuperare qualcuno. Vai, torna in campo. Ora usiamo una gomma da 10 centesimi. Recupera qualche PS. Vediamo un po' come gli effetti. Quasi quasi userei questo oggetto qua sul nemico. Non si può, mi sa. No, sul nemico non si può. E nemmeno sugli yokai. Sì, invece sì. Ok, dai, colpitelo, maledizione. No, ok, vediamo, usiamo questo. Un altro energy max. Scusate per il silenzio, ma sto cercando di combinare qualcosa di buono. Anche se ogni tanto non parlo. Maledizione, mi sa che gliel'ha annullato. O forse no. E no, però almeno lo fa dormire. Ok, quindi abbiamo il tempo di purificarli. Di purificare qualcuno. No, invece no, attenzione, non sta più dormendo. Si è già svegliato, alzati. Mamma mia. Ora, è un guaio questo. Dobbiamo usare un altro oggetto. Recupera. Incrementa la forza. No. Il problema è che abbiamo pochi oggetti. Io direi di recuperare Gibanian. E non possiamo, appunto. Talismano forza. Non possiamo usarlo su. Anzi, aspettate un momento. No, non possiamo. Perché non possiamo usarli su tutti? Proviamo a usare questa? No. Non possiamo usarli su. Sugli yokai che sono già andati. Mi sa che questa partita andrà leggermente male. Ok, però abbiamo recuperato Gibanian. Grandissimi. Purifichiamo quest'altro yokai. Ah sì, era Baku. Perfetto. Perfetto tra virgolette, perché stiamo facendo leggermente schifo. Oh mamma, cosa ha fatto? Maledizione. Abbiamo perso. Non abbiamo più speranze. Appunto. Appunto, questo è un boss leggermente più forte di noi. Ok, vediamo un po' cosa succede. Perché sennò non posso credere che abbiamo perso. Ricomponiamoci e riproviamo. Ok ragazzi, allora direi che ci riproviamo la prossima volta a questo punto. Visto che abbiamo fatto leggermente schifo, mi sa che non è possibile riuscire a vincere, diciamo, in questo modo. Io ritorno là, poi in questi giorni mi faccio qualche amichevole, diciamo per allenare gli yokai. E ci riproviamo nel prossimo episodio. Intanto qua andrei per vedere se c'è qualcosa di interessante. A parte lui, che sicuramente è interessante. Lui anche, vediamo un po'. Super più. Vediamo se c'è qualcosa Ah, c'è la Y-Cola, quella che ci serviva l'altra volta. Ok, comprerei anche questa. Ok. Io direi che per questo video allora è tutto. Ritorniamo là, quindi tanto non c'è il game over come in Azuma o che ne so altri giochi. Quindi possiamo ritornarci tranquillamente alle terme e ci riproviamo la prossima volta. Visto che a questo punto non credo che riprovandoci adesso avremo qualche speranza, ma è semplicemente direi di no. Anzi, ditemi voi, io vi faccio vedere il livello dei miei yokai, sono questi qua. Ditemi voi che livello mi consigliate, perché così non credo di avere molte speranze. Credo che di non avere molte speranze, intendo di non avercene nessuna, ovviamente, vista la grande battaglia che abbiamo appena affrontato. Quindi direi che ci fermiamo qua. Io non entro perché non so cosa potrebbe esserci, nel senso non so se parte subito la battaglia oppure no. Quindi salviamo qua e ci fermiamo. Io vi ricordo intanto, se volete, di iscrivervi al canale se non avete già fatto, e anche i miei profili Twitter e più in particolare Facebook, almeno quello, perché è lì che vi aggiorno sulle notizie che riguardano il canale. Se magari ci sono problemi o ritardi con i video, vi aggiorno sempre lì su Facebook. In ogni caso trovate i link dei miei profili in descrizione, insieme al Nintendo Network ID, che potete utilizzare per mandarmi una richiesta di amicizia oppure semplicemente seguirmi sul Miiverse della Wii U. Ah, ce l'ho fatta a dire tutto. Ok, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.